L'altra cosa, ha una storia lunghissima, la farò molto breve, qualche minuto. Qua dove siamo noi in questo momento c'era questa chiesa della Trinità praticamente, una chiesa molto importante fatta nel 600, che è stata demolita, proprio qua dove siamo noi, con l'affaccio sulla piazza, è stata demolita nel periodo napoleonico, a metà dell'Ottocento. E poi c'è un convento della Carità, eccetera, in cui poi ci sono Carlo Rizzioli, che era l'architetto di Casalmaggiore, in cui Casalmaggiore molto importante, forse è nato Sabbionetta, come dicono, però vabbè, bravissimo, un allievo del Voghera, neoclassico, quindi, che negli anni 70 dell'Ottocento rifà questa cosa. Abbiamo trovato che ci sono ancora i muri originari della chiesa, perché non è stata demolita totalmente. Ha utilizzato quindi il convento e il complesso del 600 per fare questo nuovo edificio, sistemandolo, restaurandolo in tutti i modi. Con questo stile, vedete, fuori un po' neogotico, perché ci sono queste finestre ogivali. Come il comune. Ecco, un po' come il comune, sì. E però ha mantenuto, diciamo, le murature, le cose. Abbiamo ancora delle murature molto grosse. Ecco, teniamo. Eccezionale che è tutto montato, vedete tutte le volte. Di sopra le abbiamo tutte anche nella coca, e quindi è un edificio che è praticamente anche strutturale, non è solo un problema. È un edificio che va avanti migliaia di anni. Quindi basta le cure a Morello della fondazione del comune che già va bene. Quindi è stato pesante perché il presidente era portato malissimo, le giurate ci mangiavano, abbiamo trovato. Restituire alla pubblica utilità una struttura come questa, che è in centro della città di Casalmaggiore, che ci dà una maggiore agibilità ai servizi che noi sposteremo qua, le autorizzazioni rituali. Come vedete, anche l'attività di recupero è stata un'attività complessa, perché bisogna spostare qui l'attività consultoriale con tutto ciò che questo comporta, il punto prelievo dell'azienda, in modo tale da dare agibilità alla popolazione in un punto centrale, quindi non costringere a muoversi, perché sennò che sia un punto confortevole, per gli operatori che...